La primavera araba, il crollo di un regime dittatoriale, il cammino verso la democrazia. È un momento storico eccezionale quello che sta vivendo oggi la Tunisia, che nonostante il crollo drammatico del turismo di questi due ultimi anni, guarda al suo futuro con grande ottimismo. Un milione di turisti creano 70.000 posti di lavoro e questo è realmente un dato che può risolvere il problema della disoccupazione in Tunisia, come del resto in tutto il mondo. A questo proposito vogliamo lavorare sull'allargamento e il rafforzamento del settore e portarlo anche in altre regioni della Tunisia, dove ci sono molte ricchezze naturali, soprattutto sulla costa. Il turismo è veramente un mezzo per risolvere il problema della disoccupazione e dello sfaldamento regionale, che sono le due dimensioni della rivoluzione, oltre alla libertà, ovviamente. E il turismo contribuisce nello stesso modo a questa dimensione di libertà, di pace e avvicinamento tra i popoli. È per eccellenza il settore che può aiutare la Tunisia a rispondere agli obiettivi della nostra nobile rivoluzione. La Tunisia è un posto sicuro, non si sono mai registrati degli atti ostili contro cittadini stranieri, men che meno italiani. Però il ministro ha giustamente, conoscendo i meccanismi della comunicazione, ha voluto anche dire: ci rendiamo conto che nel periodo di emorragia di emigrazione clandestina nei confronti di Lampedusa, il pubblico italiano che vedeva la sera al telegiornale questi fenomeni certamente non è stato uno spot pubblicitario per il turismo. Quel tipo di emergenza è da tanti mesi messa alle spalle, il paese era tranquillo, è rimasto tranquillo, il popolo tunisino è un popolo molto accogliente, ci sono elementi per ritenere, grazie anche all'ampliamento dell'offerta, una politica dei prezzi diversificata, che l'Italia possa tornare abbastanza velocemente ad occupare il posto che ha sempre occupato, seconda, terza, seconda e forse prima. Questo è un viaggio in una terra che vuole cambiare. Questo è un viaggio di 3 giorni, tra cielo, sabbia e Mediterraneo. Tunisia, la terra del sole. Un detto popolare, sull'altra sponda del mare, dice che quando ci si sveglia in Tunisia e si guarda il cielo, se c'è il sole è una giornata qualunque. Se è nuvoloso si dice che bella giornata e se piove che meraviglia. Che sia sporca, che sia pulita, se c'è acqua c'è anche vita. Ed infatti un bel raccolto si può avere soltanto dopo piogge generose e l'agricoltura per la Tunisia rappresenta la maggiore risorsa economica. Olive, uva, pesche albicocche, prugne, mele, arance, mandorle, datteri succosi e saporiti vengono esportati in tutto il mondo. Ma l'acqua non è solo quella piovana che nutre i campi, c'è anche quella del Mediterraneo che lambisce le spiagge calde e assolate, dove dormicchiano i solenni e pazienti dromedari. Coperti da pesanti stoffe, turchesi come il mare e sbiadite come la sabbia. L'acqua del mare rende la Tunisia la seconda meta al mondo per talassoterapia. Il sistema terapeutico che utilizza clima e acque di mare per curare e abbellire il corpo con bagni caldi, trattamenti e massaggi. Benessere offre la Tunisia. I nostri clienti desiderano cure di bellezza e di dimagrimento più che la classica talassoterapia, come si faceva un tempo, per un tipo di clientela più anziana.
La talassoterapia quindi si è ringiovanita e trasformata, trattando più che altro sintomi come lo stress, la bellezza e l'estetica. Ma come ci spiega il ministro del turismo, Alaïs Fakhfakh, non ci sono solo spiagge coralline, palme e cammelli in Tunisia, considerata dai più una meta esclusivamente balneare. È in realtà una terra che possiede un patrimonio storico per il 60% ancora da scoprire. Chi di noi non ha studiato le guerre puniche, Cartagine o Cartago? Si guarda a Cartagine con una certa malinconia, sia perché si ricorda un passato millenario glorioso, sia perché questo, che era soltanto pochi anni fa cuore pulsante del turismo tunisino, oggi è immerso nel silenzio in tutta la sua maestosità e sembra quasi come se i romani fossero appena passati a spargere il sale per cancellarla dalla storia. Un salto millenario, a pochi chilometri di distanza siamo a Tunisi, una delle medine più affascinanti del pianeta. Un labirinto di spezie, profumi, tessuti, ceramiche, gioielli e bazar di tutti i tipi e carichi di ogni genere di merce, dove è facile perdersi fisicamente e mentalmente. Ci lasciamo condurre da Agadir, arabo, occhietti furbi e sorriso sgangherato, che ci scorrazza con estrema destrezza tra le strette vie acciottolate della Medina. Un vero e proprio labirinto costruito ad hoc a suo tempo per catturare i nemici come dei ratti. C'è chi vende oli essenziali, puri al gelsomino, alla rosa o ai fiori del Sahara, incensi e unguenti di tutti i tipi. Ci sono i tappeti, rigorosamente fatti a mano, di ogni colore, misura e fantasia. Teli leggeri e delicati che variano in tutti i toni del pastello. Argenti pesanti e preziosi, un tempo appartenenti ai berberi del deserto, dominano su tutte le bancarelle, seguiti dalle coloratissime babouche, ciabattine in cuoio a punta stile aladino e ovunque banchi di spezie piccantissime, inebrianti e curative. Se siete curiosi e un po' fortunati e riuscite ad intrufolarvi passando dai bazar in stretti portoncini quasi proibiti su per minuscole scale di pietra, potete guardare uno dei tramonti più folgoranti della vostra vita. La terrazza del re la chiamano qui e pare che a Tunisi ce ne siano non più di 4. Dominano dall'alto tutta la Medina e poi la città e da quassù si vedono le bianche cupole delle moschee da dove echeggia il suono delle preghiere che raggiunge tutte le case, tutte le vie e tutte le persone per disperdersi nel cielo. La chiamata all'orazione dall'alto dei minareti pare più acuta e più chiara che in tutte le altre medine tunisine a Kairouan, quarta città santa musulmana dopo la Mecca, Medina e Gerusalemme. La sua grande moschea si innalza in mezzo del nulla, su 9.000 metri quadri di superficie, accecante quando è battuta dal sole, lascia senza fiato. A circa 30 minuti da Tunisi c'è Sidi Bou Said, un piccolo borgo arabo, andaluso, che sovrasta il mare, dove le case, l'una abbracciata all'altra, sono bianche con portoncini azzurro lacca. Regole di Sidi Bou Said.
passeggiando tè alla menta arriviamo ad Hamm Ahmed, forse unico luogo che da sempre non conosce crisi. Meta balneare per eccellenza dei turisti di tutto il mondo e dei tunisini stessi. Clima frizzante e rumoroso. Tante botteghe di artigianato locale che si affacciano su una costa bianca e curatissima, bagnata da acque turchesi cristalline. Abbiamo più che due buoni motivi per andare in Tunisia. Intanto la vicinanza, un'ora di volo, Roma-Tunisi, che è la capitale più vicina a noi. Questo è già un buon motivo. Il secondo buon motivo è scoprire le bellezze della Tunisia che più di noi italiani ancora non conoscano. La Tunisia è un paese molto bello, con una costa enorme, un mare quasi incontaminato e con un sud del deserto che veramente fa sognare, ma per capirlo bene bisogna visitarlo. Ha delle ottime strutture alberghiere, veramente ottime e qualificate, si mangia molto bene. In più hanno dei campi da golf, per gli appassionati ovviamente, veramente fantastici, e li ritroviamo Gerba, Sus, Monastir, Hamm Ahmed, tutto lungo la costa. E inoltre hanno delle ottime strutture per la talassoterapia che sono solo secondi alla Francia. Anche se la Tunisia ha passato quello che tutti noi sappiamo, la rivoluzione che sta incamminando verso una democrazia, offre molta tranquillità. I controlli di polizia sono ritornati nella normalità e non abbiamo avuto sentore in questo ultimo anno che qualsiasi cosa sia successa ai turisti. Cioè i turisti sono sempre molto ben accolti e molto rispettati. Tenete presente che questo paese, non avendo materie prime, ha estremamente bisogno di turismo e di investimenti stranieri.